La Regione Salento, spiegata alla cittadinanza, prosegue il ciclo di incontri promosso dal Movimento per illustrare le motivazioni alla base della proposta autonomista dei territori di Lecce, Brindisi e Taranto, ultima tappa a Poggiardo, dove il Consiglio Comunale ha già dato il via libera al referendum consultivo. Dobbiamo batterci perché questo ruolo, questo territorio sia riconosciuto come tale. Abbiamo delle peculiarità diverse da quelle del Barese, del Foggiano, e quindi noi vogliamo solo questo, che queste diversità emergano. Non dobbiamo essere contro nessuno. A coordinare l'attività del movimento nella cittadina è Luigi Merico. Ricordo una frase molto bella di Martin Luther King quando disse "I have a dream", cioè ho un sogno. Io mi auguro di vivere a sufficienza per poter vedere realizzata questa regione Salento e avere un'identità nostra. Il responsabile comunicazione del cantiere Salento, Leonardo Lanzilao, esperto in marketing turistico, ha invece messo l'accento su un settore che sarà sempre di più tra i pilastri della futura regione. Io vado nei mercati inglesi, quel poco di mercato inglese che noi andiamo a catturare è salentino. Poi però andiamo alla BIT, andiamo al TTG, andiamo a Pescara e vediamo questo marchio Puglia che chi viene qui non conosce. Il Movimento per la Regione Salento, è stato ricordato anche a Poggiardo, ha una costola importante nell'attività dei più giovani, rappresentati dal coordinatore Cristian Sturda, che ha messo in evidenza il rinato entusiasmo per una battaglia per il territorio. Giovani che fino a poco tempo fa non avevano nessun interesse di fare politica, giovani che oggi non si vedono né nei grandi partiti né nei piccoli partiti, perché sono lontani dalla politica e che hanno trovato un contenitore nell'idea della Regione Salento, nell'idea della difesa del territorio che prima non avevano. Luigi Melica, costituzionalista e anche lui membro del cantiere Salento, si è soffermato su quella che potrebbe essere l'organizzazione interna del futuro ente. La Regione Salento avrà il Comitato per le Autonomie Locali, mai istituito da varie regioni, solo sulla carta, cioè è una specie di seconda piccola camera prevista dalla Costituzione, che quasi nessuna regione ha realmente istituito, dove sono rappresentati i sindaci, i quali hanno una loro, diciamo, un loro modo per poter manifestare la voce, il malcontento, le rivendicazioni istituzionali e non essere costretti tutte le volte ad andare e venire da Bari col cappello chiedendo, sperando. Presente all'incontro anche il presidente del movimento Paolo Pagliaro, soddisfatto per la risposta dei tanti consigli comunali alla richiesta del referendum. E pensare, ha detto, che all'inizio c'era tanto scetticismo.